Allora, nelle prime due pagine vediamo questa è l'informativa sulla privacy, il trattamento dei dati personali. Questa parte va compilata perché scendendo a pagina 3, se non erro, qui è tutto, diciamo, il trattamento sulla privacy. Vabbè, quindi va accettato questo trattamento sulla privacy. Qui infatti andremo a compilarla con data. E la firma, in questo caso, cartacea. Ok, passiamo alla parte pratica. Allora, qui ci chiede valida per questa parte sopra riservata all'ambito territoriale e provinciale, quindi questa è una parte riservata all'ufficio di competenza. Andiamo ora, diciamo, a compilarla. Valida per, in questo caso mettiamo che la devo compilare io e faccio assegnazione provvisoria. Per la provincia, qui si mette la sigla, Napoli. Si specifica la provincia per estesa e poi qua si passa alla parte anagrafica, cognome, nome, data di nascita, provincia di nascita, comune di residenza. Vabbè, questo diciamo sono dei dati base che tutti sanno compilare: la data di nascita, la sigla, la provincia di nascita, il comune, mi raccomando, il comune di residenza con la strada e tutto. Qui ci chiede situazione di ruolo. Facciamo per esempio collaboratore scolastico, comune di titolarità, mettiamo ipotesi Caserta, scuola di titolarità IC Ippolito Nievo, sono tutti nomi per esempio. Comune di servizio Napoli, scuola di servizio. E qui mettiamo la scuola di servizio, dove realmente si presta il servizio, perché molte persone, diciamo, che hanno una titolarietà sulla scuola. Non so, in provincia, ecco, di Caserta, ma già quest'anno sono assegnati sulla provincia di Napoli. Quindi in questo caso, nella prima riga andiamo a mettere il comune dove si è titolari, nella seconda riga il comune dove si presta il servizio con la denominazione della scuola. Bartolo, Passando alla... Sì. sì, ci dicono l'ambito sopra, ecco che tu forse hai messo, va compilato, non va compilato? Allora, l'ambito sopra, ritornando qua, riservato all'ambito territoriale Ah. provinciale, no, perché è riservato, quindi in questo caso l'ambito metterà il numero di protocollo, del Ok. protocollo logicamente della data in cui tu inoltrerai l'istanza, se la inoltri oggi, oggi è 8/7/2024, ma qui ce lo dice riservato all'ambito territoriale e provinciale, quindi in questo Ok, caso non benissimo. va compilato niente. Un'altra cosa, un'altra casella, quella che non va spuntata è questa qui. Questa qui assolutamente, cioè non so se si vede o sovrallata. Questa Puoi qui, ingrandire la se vuoi. sì, questa qui assolutamente non va spuntata perché questa casella è riservata sempre all'ambito territoriale di quando loro, diciamo, lavorano alla pratica, serve a loro. Quindi, passando alla pagina numero 6, abbiamo la sezione C, dove ci chiede il punteggio spettante per l'utilizzazione. Qui la deve compilare solo chi deve fare l'utilizzazione, ovvero chi è un perdente posto, richiede di essere utilizzato nella propria scuola e così via. E quindi qua si va a riportare il punteggio per l'utilizzazione. Ciò invece che non serve per l'assegnazione, perché, come sappiamo, l'assegnazione non dà punteggio. Quello che dà punteggio sono, non sono i titoli di servizio, ma ricongiungimento a coniuge, ai figli, tutte queste cose qua. Diciamo dal punteggio la precedenza, ma non il servizio. Alla sezione D, qui ci chiede: l'aspirante usufruisce della precedenza prevista per il personale di cui all'articolo 18,1.1 lettera A e B del contratto.
Allora, in questo caso ci parla di personali con gravi motivi di salute. A, personale ATA non vedente e B, personale ATA emodializzato. Queste precedenze sono fatte anche in ordine, proprio diciamo alla particolarità della malattia, cioè in prima battuta troviamo personale non vedente e emodializzato, cioè qua troviamo personale veramente con invalidità, un'invalidità grave. Al punto 3 invece troviamo l'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'articolo 18,1.3 lettera D del contratto nazionale integrativo. Quindi al punto 2, allora la lettera D, sì, no, perché sto vedendo un attimino, al punto 3, lettera D, ci dice che il personale ATA con disabilità, di cui all'articolo 21 della legge 104-92, richiamato dall'articolo 601 del decreto legislativo 297, con un grado di invalidità superiore a 2/3 e con minoranze iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648. Cioè qui ci parla di personale ATA con invalidità oltre i 2/3. Mentre al punto 4 ci richiama l'aspirante per motivi di salute e necessità di cure, di cui all'articolo 18,1.3, lettera E del CCNI. In questo caso parliamo di personale che, come dicevamo prima, ha la necessità di curarsi presso un istituto sanitario di quella provincia. E quindi in questo caso mettiamo che può essere effettuata la cura solo all'interno del comune di Napoli, per esempio. Al punto 5 invece troviamo l'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'articolo 18,1. 3, lettera F del CN del contratto nazionale integrativo. Ciò che significa personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'articolo 33 della legge 104-92, richiamato dall'articolo 601 del decreto legislativo 297-94. Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza o una o più istituzioni scolastiche compresa in esse, oppure il comune vicinore in assenza di posti disponibili nel comune di residenza. La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza, sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni. Passiamo al punto 6. L'aspirante usufruisce della precedenza. Lettera A, articolo 18,1.4, lettera G del CCNI, ai sensi dell'intesa del 27 giugno 2024. Alla lettera G troviamo personale ATA destinatario dell'articolo 33,5 e 7 della citata legge 194, che sia genitore, anche adottante o che esercita legale tutela di soggetto con disabilità in situazioni di gravità, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche uno dei fratelli o delle sorelle in grado di presentare assistenza a conviventi di soggetti disabili in situazioni di gravità. Ciò che significa che se la persona disabile non ha i genitori, si estende anche a un fratello o una sorella che è in grado di prestare assistenza. L'articolo 18,1.4 della lettera H invece ci dice: personale ATA destinatario sempre dell'articolo 33,5 e 7 della legge 104, che sia coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qui ci parla, ecco, del coniuge. Mentre all'articolo 18,1.4
quarta lettera, cioè, al punto 4, lettera I del contratto nazionale integrativo ai sensi dell'intesa del 27 giugno 2024, ci dice: il personale ATA, solo figlio o figlia, individuato come referente unico che presta assistenza ai genitori, tale condizione di referente unico deriva dalla circostanza documentata con autodichiarazioni che il coniuge eventuale altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza ai genitori con disabilità in situazioni di gravità per ragione esclusivamente oggettiva. Però, come abbiamo letto prima nella parte iniziale dell'integrazione, questa parte decade, perché con la legge che del 2022, sì, con il decreto legislativo del 30 giugno 2022, scompare il referente unico, quindi automaticamente scomparendo il referente unico, anche entrambi i figli possono usufruire del diritto del ricongiungimento al genitore per l'assistenza. Al punto 7, l'aspirante usufruisce della precedenza di lavoratrice madre-padre. Il punto A, con figlio di età inferiore ai 6 anni, articolo 18, comma 1, quarta lettera I, del contratto nazionale. Ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/01, lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivo, affidatario e comprole, ai sensi del decreto legislativo 80/15, sono presi in considerazione i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozione o di affidi, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia. Mentre al punto M ci parla di lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivo o affidatario, con prole d'età superiore a 6 anni, inferiore a 12 anni, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i 12 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. Alla lettera N, invece, cioè l'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'articolo 18,1.4, lettera N del contratto nazionale integrativo ai sensi dell'intesa del 27 giugno 2024. Stiamo parlando del punto 8. Qui, diciamo, è per coloro che usufruiscono della legge 104, articolo 3,3, per un parente affine entro il terzo grado, che dice, diciamo, questo punto. Personale ATA destinatario dell'articolo 33, comma 5 e 7 della citata legge 104/92, che sia unico parente affine entro il secondo grado, ovvero entro il grado qualora il genitore o il coniuge o parte dell'unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità. Tale unicità deriva dalla circostanza documentata con autodichiarazione che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazioni di gravità per ragione esclusivamente oggettiva. Questo rigo, come già abbiamo detto, scompare perché scompare il referente unico, quindi anche uno o più parenti possono usufruire del ricongiungimento per l'assistenza al parente o affine entro il terzo grado. Mentre per l'aspirante usufruisce della precedenza all'articolo 18,1 della lettera 5, allora della lettera sì, allora parliamo della lettera 6. Il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza, del personale di quell'articolo 17 della legge 266 del 28 luglio 99, dell'articolo 2 della legge 86 del 29 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni. Ciò che significa? Cioè il coniuge di un militare. Perché, come ben sappiamo, se sei coniuge di una persona che è un militare, puoi chiedere anche tu l'assegnazione e usufruire, ecco, della precedenza. L'articolo 18,1.6, lettera Q del contratto nazionale, invece, richiama il personale richiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali,
durante l'esercizio del mandato a titolo alla precedenza, purché venga espresso come prima preferenza sintetica del comune la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune prima di indicare preferenze relative ad altri comuni. Ciò che significa, non so, tipo un consigliere, un assessore, possono anche loro, se lavorano nell'ambito scolastico, richiedere l'assegnazione provvisoria e usufruire della precedenza. Al punto 9, alla lettera Q. Mentre all'articolo 18,1.8 della lettera R troviamo il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale, ha diritto alla precedenza nelle fasi delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno 3 anni. Quindi tranquillamente anche chi è in distacco sindacale ha la precedenza nel rientrare con l'assegnazione provvisoria. Passiamo alla sezione utilizzazione con precedenza. Qui dobbiamo indicare il codice della scuola, dizione in chiaro in questa all'utilizzazione della scuola di precedente titolarità, cioè qui il codice e qui il nome della scuola. Il punteggio spettante, ovvero il punteggio che ti tocca, perché le utilizzazioni, ripeto, a differenza delle assegnazioni, si calcola anche il punteggio in base al servizio prestato. Al punto 12 troviamo conferme utilizzate nel precedente anno scolastico, al 13 utilizzazione nella scuola di servizio, ovvero sono un perdente posto e chiedo di essere utilizzato nella mia scuola dopo i movimenti, può darsi sia liberato un posto, non so, chiedo di essere utilizzato nella mia scuola. Alla sezione F, questa è una sezione, diciamo, che devono compilare tutti coloro che fanno l'assegnazione, perché il diritto, diciamo, all'assegnazione è proprio questo. Quindi mi raccomando, non vi dimenticate di compilare la sezione F, ovvero l'esigenza di famiglia. Punto 14, ricongiungimento al coniuge convivente o al familiare nel comune di, metti caso, nel mio caso, nel comune di Napoli. Numero di figli di età inferiore a 6 anni, 1, e andremo a prendere 16 punti con un figlio di età di inferiore a 16 anni, mentre numero di figli di età superiore a 6 anni ma non superiore ai 18, ipotesi 2. Quindi tu prenderai 24 punti per il ricongiungimento al coniuge, più 16 punti per il figlio inferiore ai 6 anni, più 12 più 12, ovvero il punteggio spettante per ogni figlio di età superiore a 6 anni e fino a 18 anni, quindi sono 24 più 24, 48, più 16, quindi avrai un punteggio abbastanza alto nei movimenti. Al punto 17 invece troviamo comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli disabili, tossicodipendenti, eccetera. Anche questo dà diritto alla precedenza. Nelle altre indicazioni, invece, troviamo l'aspirante in possesso del questo riguarda, diciamo, gli assistenti tecnici e il profilo dove devono essere, dove richiedono l'utilizzazione. L'aspirante in possesso del titolo di studio, diploma di informatica ad esempio, chiede ai sensi dell'articolo 11, 2.6 del contratto nazionale integrativo di essere utilizzato nel profilo di anche non so un altro diploma, e quindi metti il diploma inerente non all'ambito dove stai lavorando, ma non so se è una R20, è un diploma di informatica, e qui metti diploma di informatico AR02. Appunto 19, l'aspirante esprime la volontà di essere utilizzato ai sensi dell'articolo 12,2 del contratto nazionale integrativo, e l'aspirante esprime la volontà di essere utilizzato ai sensi dell'articolo 13 del contratto nazionale integrativo. Qui è sempre in base all'utilizzazione e alle precedenze dell'utilizzazione, anche per esempio personale che è inidoneo su quel ruolo e quindi chiede di essere utilizzato in un altro ruolo. Qui alla sezione H abbiamo la compilazione delle,
diciamo, delle preferenze, ovvero le 15 preferenze. La cosa che non va assolutamente dimenticata è di mettere come prima preferenza il comune o il distretto subcomunale dove abbiamo chiesto il ricongiungimento. Quindi, in questo caso, la prima cosa che farò, nel mio caso, metto comune di Napoli. Ok, qui metto il codice del comune. Sul web ci sono delle tabelle aggiornate al 2024, perché molte scuole sono state accorpate, quindi molti istituti scolastici c'è stata una variazione del codice meccanografico. Quindi sul web troverete questi codici meccanografici aggiornati, e in questo caso va riportato il codice del comune. Non lo ricordo e quindi non lo scrivo. Dopo che abbiamo messo il comune di competenza, cioè perché richiamiamo il ricongiungimento nel nostro comune, possiamo mettere scuole, distretti e comuni, nel senso che vado giù e metto distretto 035 per ipotesi, poi non so, metto IC Ippolito Nievo, in base, ecco, alle preferenze. Mi raccomando, qua non ci dimentichiamo nella parte sinistra il codice meccanografico, che è importantissimo e va dichiarato. Al punto 22, in caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, l'aspirante chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di vicinorietà inizi dal comune distretto. In questo caso la fate partire, non so, dal comune di competenza. In questo caso il primo comune abbiamo messo Napoli, e quindi partirà automaticamente dal comune di Napoli. Ciò che significa, perché dice, nel momento in cui io non ti ho soddisfatto delle preferenze che tu mi hai elencato, se ho altri posti disponibili posso assegnarti a qualche altro istituto. Dove preferisci che questo calcolo avvenga, nel senso che dove preferisci, da dove vogliamo iniziare con i posti disponibili, e tu qua gli indichi il comune. Dopodiché va datato e poi va tranquillamente anche firmato e inviato, mi raccomando, all'ambito territoriale di competenza. Va inviato all'ambito territoriale di competenza. Per chi usufruisce delle precedenze, deve allegare anche i documenti delle precedenze, nel senso, non so, se sei un titolare di invalidità civile, cerchi di invalidità civile, se sei un titolare di legge 104 per un parente a fine entro il terzo grado, ti devi allegare non solo in questo caso la certificazione che sei residente con l'ammalato, ma anche la legge 104 articolo 3 comma 3 e i documenti. Mi raccomando, allegate anche la carta d'identità e il codice fiscale all'istanza. Tenete monitorato il sito dell'ambito territoriale, perché è lì dove verranno date le comunicazioni per il corretto invio e per la corretta procedura dell'istanza. Se alcuni ambiti non pubblicano, potete tranquillamente inviare l'assegnazione provvisoria all'indirizzo PEC di competenza, come anche elencato nella nota. Andrea, penso di essere stato, non so, chiaro. Se ci sono dubbi, particolarità, possiamo chiarire qualche dubbio. Sì, andiamo a chiarire qualche dubbio. Grazie Bartolo.